Ma prima di tutto vorrei ringraziare il Premier Mitsotakis per aver organizzato questo vertice e per la calorosa accoglienza che mi ha riservato stamattina. E volevo anche dare il benvenuto ai presidenti della Croazia e della Slovenia. Oggi il nostro gruppo non si chiamerà più M7, Med7, ma Med9. E l'Italia è favorevole ad un ulteriore allargamento a tutti i paesi del Mediterraneo. Il primo argomento del nostro vertice è stato il clima, ma prima ancora di questo desidero esprimere solidarietà al Premier Mitsotakis per i terribili incendi di quest'estate. E l'esperienza che abbiamo vissuto con incendi che sono andati dalla Turchia al Portogallo è forse la lezione migliore per procedere con rapidità e determinazione alla lotta contro il cambiamento climatico. I rapporti delle Nazioni Unite citano decine e decine di esempi che rendono necessaria questa azione convinta e determinata. Sostanzialmente tutta questa esperienza ci dice che la trasformazione è veramente gigantesca e che non c'è tempo, non c'è possibilità di dilazionare, di ritardare, perché i costi che i nostri paesi e le persone, i cittadini subirebbero sarebbero immensi. Dall'altra parte però dobbiamo considerare che una transizione di questo tipo, così grande, così rapida, comporta anche costi economici e sociali immensi. E qui abbiamo di fronte una scelta, in un certo senso, o meglio, un programma che nei suoi elementi non è facile da riconciliare. Da un lato siamo determinati a percorrere questa transizione con la massima determinazione, il massimo impegno, la massima rapidità. Dall'altro siamo anche altrettanto determinati a proteggere, specialmente i più deboli, dai costi sociali che sono certamente, potrebbero essere, come abbiamo visto ora, come stiamo vedendo ora, dall'aumento delle bollette del gas naturale e dell'elettricità, potrebbero essere veramente significativi. E infine in tutto questo ci dobbiamo chiedere se il nostro debito, il debito che accumuleremo nei prossimi anni, sarà sostenibile. È chiaro che in tutto questo c'è un ruolo fondamentale dell'Europa e della Commissione europea. Per tanti motivi, uno è quello che ho appena detto, un altro è che i nostri paesi all'interno dell'Unione Europea sono in una situazione di partenza verso questo viaggio, nella lotta al cambiamento climatico, sono in posizioni diverse. I paesi, soprattutto del nord, dipendono meno dei paesi del sud da certi idrocarburi. E poi c'è un altro motivo per cui la Commissione, non solo come coordinatrice, o l'Europa, non solo come coordinatrice di questo processo, ma anche proprio come attore, c'è anche un altro motivo per cui è centrale, ed è il suo potere d'acquisto. La lezione dei vaccini è stata presa e devo dire che la Commissione europea nella fase successiva, nella seconda fase della campagna di acquisto di vaccini è stata veramente straordinaria. Una delle cose di cui si è parlato è cercare di vedere se questo ruolo di acquirente collettivo potesse essere esteso anche ad altre esperienze. Abbiamo discusso anche dell'aumento dei prezzi del gas naturale e delle esperienze di alcuni paesi nell'affrontare questo problema e anche che cosa hanno fatto per proteggere, come dicevo prima, specialmente i più deboli da questi aumenti di costo. C'è però un'altra dimensione che è stata discussa oggi nel vertice, nella quale di nuovo l'Europa emerge come centrale, ed è la dimensione della difesa europea. È abbastanza evidente che gli eventi di questi ultimi mesi stanno portando a un profondo riesame delle nostre relazioni internazionali, un riesame la cui conclusione non può che essere un rafforzamento della sovranità europea. E uno degli aspetti di questa sovranità è la difesa europea.
Di questo si è discusso e oggi direi iniziata in maniera abbastanza esplicita una riflessione sugli aspetti organizzativi, ma è solo l'inizio, ma sono certo che questa riflessione continuerà e ci terrà occupati per gli anni a venire. Per inciso, anche su questo fronte non c'è molto tempo da aspettare, però. Abbiamo anche discusso della situazione di sicurezza del Mediterraneo, soprattutto la parte diciamo, più a noi, più vicina, cioè la parte Nord Africa, Libia, Tunisia, e la situazione è abbastanza diciamo, instabile, ma tutti i paesi di questo vertice hanno assicurato di contribuire al mantenimento della stabilità in questi paesi. Mi fermo qui e vi ringrazio molto, ringrazio ancora una volta il Premier Mitsotakis. Grazie.